Dopo aver sconfitto Amanuma il giocatore, il gruppo di Yusuke può procedere e raggiungere finalmente il luogo in cui si trova Sensui. Qui vengono improvvisamente attaccati da Makihara, il buon gustaio. Al suo interno però si nasconde Toguro Maggiore. Pieno di rabbia, Kurama sfida Toguro e ha la meglio su di lui grazie a un'astuta tattica. Non meriti neppure di morire. Ormai non c'è più tempo. Il varco per il mondo dei demoni è completamente aperto. Faccia a faccia! Perché non crepi? Devi morire, Kurama! Quella pianta imprigiona la sua vittima finché non muore. Ma Toguro si rigenera di continuo, quindi non morirà mai. Sarà questa la sua condanna. Oh no, maledizione! Maledizione, cosa sta succedendo? Perché non riesco a muovermi? La tua pena sarà di combattere il mio fantasma per l'eternità. Perciò è questa la tattica giusta per riuscire a sconfiggere un immortale. È incredibile. Perché non muori? Non se l'è cavata poi così male. Allora mi decidete a liberarmi! Adesso ne rimangono soltanto due. Già. Non avevi detto che se avessimo sconfitto Makihara ci avresti restituito Kuwabara? Beh, sappi che ce lo riprenderemo in ogni caso. Io mantengo le promesse. Se fossi più attento, scopriresti che l'ho già mantenuta. Che cosa? Kuwabara non è più su quella barca. Dici dove è finito? Guarda, Yusuke! Kuwabara! La tortura peggiore era il bavaglio. Meglio morire che stare zitto. Senti, Kuwabara, come sei arrivato fin qui? Questa sì che è una bella domanda. L'unica cosa che so è che una strana mano mi ha afferrato. Non ho visto più niente e di colpo mi sono ritrovato sulla riva. Quale strana mano? Guarda, Kurama. E questo cos'è? Ehi! Ma che succede? Degli altri mi occupo io. Che fai? Ci dai Kuwabara e subito dopo te lo riprendi? Non è molto educato da parte tua. Non è così, ti sbagli. È che non voglio mettere in pericolo persone che non c'entrano. Adesso tu e io dobbiamo restare soli. Bene, allora noi due. Che ventaccio! Ma dove sono finiti tutti quanti quando escono da lì? Non sarà agitandoti che potrai aiutarli. Perché non ti dai una calmata, Botan? Sì, però... Adesso la faccenda è nelle loro mani. Dobbiamo avere fiducia. Ottimo lavoro, Kurama! Mi basterà seguire le luci per trovare la strada. Cercate di resistere fino al mio arrivo! In che razza di posto siamo finiti? Ci troviamo nel subspazio. Credo di sì. Bene, mi fa molto piacere saperlo. Ma adesso perché non vi date una mossa e non mi slegate?
Ho la netta impressione che siamo stati inghiottiti da un Uraotoko. Un Uraotoko? E che cosa sarebbe? Un Uraotoko è un demone inverso bidimensionale che vive tra i piani spaziali. Di sicuro non è arrivato qui per caso. E deve esserci per forza qualcuno che lo controlla. Hai indovinato. L'Uraotoko infatti obbedisce ai miei comandi. Itsuki? Ma allora anche tu sei un demone. Esatto, il mio nome è Itsuki, Mano d'Ombra. Mano d'Ombra o Yaminade è il nome di un demone molto raro munito di mani formate d'ombra in grado di attraversare le barriere fra le dimensioni. Inoltre può servirsi di demoni di basso livello. Così tu saresti una mano d'ombra? Non mi interessa sapere chi è, che cosa fa e da dove arriva. Io lo faccio nero e guai a chi mi ferma. Resta buona dove sei. Non ho intenzione di combattere con voi. Ma no? E allora che cavolo vuoi? Perché ci hai portati in questo posto? Perché da qui potete godervi la battaglia tra Sensui e Urameshi. Le nostre posizioni sono diverse, ma anche voi come me siete fedeli ad un solo uomo e agite in accordo con lui. O mi sbaglio? È per questo motivo che dobbiamo assistere alla loro lotta. È un nostro preciso dovere. Non si capisce niente di quello che dici. Ma visto che ti piace parlare, spiegami una cosa. Perché ti sei messo al servizio di Sensui? Che cos'ha di speciale? Beh, tutto, direi. La sua forza fisica, la sua debolezza, la purezza del suo animo, la sua sofferenza. Tutto quello in cui si rispecchia l'essenza dell'umanità mi attrae a lui. La prima volta che ho incontrato l'uomo che risponde al nome di Shinobu Sensui, eravamo due nemici. Non si era mai saputo di un demone che lo avesse incontrato e ne fosse uscito vivo. Era talmente forte che di lui si parlava solo sottovoce. Nell'ombra. E in effetti è un uomo da temere. Ha ucciso tutti i demoni che ha sconfitto. L'unica eccezione alla regola sono io. Vuoi dire qualcosa prima che ti uccida? Se fosse possibile, vorrei poter vivere almeno ancora per un giorno. Perché?